Neanche la pioggia ferma la partenza del campionato italiano Velocità Montagna 2018. È la splendida cornice offerta dalle montagne bellunesi a fare da palcoscenico per l'apertura della massima serie tricolore, che quest'anno prende il via con la 44esima edizione delle Alpe del Nevegal. La gara veneta, organizzata con estrema puntualità ed efficienza dalla Tre Cime Promotor, entra quindi a far parte del calendario titolato, contribuendo ad arricchire la già importante tabella di marcia del campionato che si snoderà per tutta la lunghezza dello stivale per un itinerario di 12 appuntamenti firmati ACI Sport. Il nuovo esordio ha inizio quindi sotto una pioggia intermittente sin dalla vigilia, ma nonostante il cielo nero e l'acqua che si è riversata ad improvvise folate sulla provincia veneta, il pubblico si è confermato quello delle grandi occasioni. Cifre importanti che arrivano per l'Alpe del Nevegal anche da parte dei principali attori, con 243 iscritti alla gara, valida anche per il trofeo italiano Velocità Montagna Nord e per il trofeo Central Europe Zone. Le ostilità tricolori sono andate in scena lungo un tracciato cronometrato di 5,5 km, sul quale è riuscito a centrare il successo Omar Magliona. Il sardo, supportato da CST Sport, riesce a ritrovare la vittoria sul tracciato bellunese, circa 11 anni dopo il suo ultimo trionfo al Nevegal, risalente al 2007. Suo il 50379 al volante di Norma M20FC di classe E2SC3000, che gli ha garantito il comando della classifica assoluta al termine del doppio turno di gara. Un primo fondamentale successo che Magliona è riuscito a costruire esprimendosi al meglio e mantenendo la prestazione costante durante ogni turno di salita, anche sul fondo bagnato. Io intanto non mi sento pienamente appagato di questa vittoria assoluta, perché col discorso meteo mi ha sicuramente avvantaggiato. Mi sento sicuramente soddisfatto del tempo realizzato in gara 1, dopo il fermo dell'inverno. L'ultima gara che ho fatto è l'Alghero in casa, quindi sono stato fermo fino alle prove di questa manifestazione. Ottimo l'esordio ufficiale alle Nevegal per Francesco Conticelli su Osella PA20 E2SC2000, che riesce a guadagnare la vetta di classe oltre al secondo posto assoluto. Una prestazione che paga la cautela del giovane talento trapanese, convincente su entrambe le salite, che hanno dimostrato un buon feeling con la sua vettura. Paga un distacco da Conticelli l'esperto pugliese Francesco Leogrande, anche lui su Osella 2000cc. Margine che gli permette comunque di ottenere la terza piazza sul podio assoluto, offrendogli punti e buoni propositi in vista della stagione appena aperta. Nella nostra classe e nel nostro gruppo, a parte l'acqua, abbiamo vinto. Ho fatto un buon crono che io neanche mi aspettavo, perché diciamo è una gara che non ce l'avevamo mai state. E le prove sono state quelle che sono state, perché la prima con l'acqua e la seconda un po' così così. Però mi è andata bene, la macchina mi ha dato fiducia, ha funzionato. Ringrazio mio papà che mi sta sempre dietro e mi sostiene sempre tutto al top. Pago 74 per quanto riguarda il telaio, l'assetto e tutto, e l'RM per la parte motoristica. E ora ci prepariamo per Vezzenese, che è già una gara che abbiamo fatto, magari abbiamo qualche riferimento, cose, e può andare anche bene. Intanto devo ringraziare il team Dalmazza, che mi ha messo a disposizione una grande macchina veramente molto performante. Ieri abbiamo avuto problemi la prima manche, era sul bagnato, quindi ovviamente il primo approccio non ho potuto fare un granché. La seconda manche, problemi di cambio, e ho imparato pochissimo. Praticamente il primo vero approccio è stato stamattina e ho fatto secondo me un buon tempo. Buon esordio per un altro giovane emergente, il sardo Giuseppe Vacca, soltanto alla sua terza gara su Osella, ma già riuscito a trovare un feeling adeguato, evidenziandosi alla quinta posizione. Esperienza positiva anche per Federico Liber, che si piazza al comando della speciale classifica riservata alle vetture con motore di derivazione motociclistica. La sua Gloria CP8 Evo lo porta alla leadership tra le E2SS 1006, guadagnando anche la sesta posizione assoluta. Chiude settimo assoluto l'esperto Vincenzo Conticelli Senior su Osella PA30 Zytec, soltanto alle spalle di Magliona nella lotta di classe E2SC3000. Ottavo posto e successo tra le biposto da 1000cc per Achille Lombardi, all'esordio con Osella PA21 JRB del Team Puglia. Nono crono per Turatello, che nonostante la scarsa possibilità di preparare la sua Osella Fastonic con settaggi regolati per la pista, centra la vittoria di gruppo CN.
chiude la top 10 con un esordio vincente da sottolineare tra le E2SH Manuel Dondi. Il campione in carica bolognese mette a segno una doppietta sulla Fiat X19, offrendo una prestazione consistente, nonostante le scarse indicazioni in suo possesso alla vigilia dell'Alpe. Meglio di così non si poteva iniziare. Abbiamo finito la macchina all'ultimo, però ci tenevo tanto a essere qui alla prima di campionato, al Nevegal. Uno, perché è una gara che mi piace, due, perché comunque il campionato vuole iniziato già dalla prima gara. Un risultato amaro invece per Christian Merli. Il pilota trentino di V Motorsport si è infatti trovato costretto a rinunciare alla partenza per la seconda manche di gara, dopo l'intervento improvviso della pioggia nel finale. Rimane comunque agli annali il nome di Merli, che al volante della Osella FA30 Zytec gommata Avon di E2SS3000 si è assicurato il primato e la vittoria in gara 1, migliorando già il suo precedente record risalente al 2015 con il nuovo 2.26.84. Stessa sorte avversa per Domenico Cubeda, sempre su Osella, che si era piazzato al secondo posto e che ha dovuto rinunciare alla seconda salita. Interpretazione perfetta sul tracciato bellunese da parte di Lucio Perrugini. Il driver foggiano si mantiene cauto ma costante per tutto il corso della gara, bissando il successo alla guida di Ferrari 458 e al comando tra le GT. Era molto importante incominciare col piede giusto. Veniamo da 2 anni di vittorie consecutive e c'è una bella esperienza dietro alla vettura, per cui mai vista questa gara, molto molto difficile a dispetto dell'apparenza, cioè sembrava dai camera car una salita molto semplice da fare, invece veramente impegnativa, bisogna farla per più stagioni. Sono contento della vettura, sono contento delle gomme, la Avon che mi accompagna, ci vediamo alla prossima gara. Abbiamo incominciato col piede giusto. Al secondo posto tra le supercar si piazza il giovane Luca Gaetani, autore di una prima manche degna di nota sempre su una rossa di Maranello, ma sfortunato nella ripetizione. Alla partenza di gara 2 la Ferrari di Gaetani si spegne, rallentando inesorabilmente la sua salita chiusa in quarta posizione. Terza piazza alla fine per il romano Marco Iacoangeli, davanti al calabrese Rosario Iacquinta, la sua prima volta in CVM sulla Porsche 911. Davvero emozionante la battaglia che ha interessato le vetture del gruppo E1, nel quale è stato Marco Sbrollini ad aggiudicarsi la vittoria per entrambe le manche. Nonostante qualche problema al cambio della sua Lancia Delta, il campione pesarese è riuscito ad avere la meglio sul rivale Mauro Soretti, che ha patito problemi ai freni, oltre ad una penalità di 5 secondi. Impatto convincente alla prima gara di campionato ad opera dell'esperto trentino Rudy Bicciato, che bissa il successo su entrambe le salite con la sua Mitsubishi Lancer Evo, imponendosi saldamente al comando tra le A. Grande risultato anche per Lorenzo Mercati, che centra la vittoria di gruppo. La sua Mitsubishi Evo 9 da 3000 cc è risultata costantemente in vetta tra le vetture N. Gara eccellente per Ivano Cenedese, che si impone in testa tra le Racing Start Plus su entrambe le salite con la sua Renault Clio RS. Interpretazione della gara positiva tra le sovralimentate da parte del pluricampione reattino Antonio Scappa, che si piazza al primo posto di classe RS. Duello avvincente per quanto riguarda le Racing Start con il motore aspirato, che hanno visto il successo di Claudio Gullo su Honda Civic Type R, prima della parziale rivincita guadagnata da Alex Bett con la Honda Integra Type R durante la seconda salita. Chiuso il primo episodio al Nevegal, l'appuntamento con il CVM è rimandato alla seconda tappa dell'italiano, prevista nella splendida località di Verzegnis per la 49esima edizione della Sella Chianzutan.